Hai capito? Cioè, hai capito la Talanta? Cioè, questi sentono il bisogno di trovare un nuovo portiere. Che problema c'è? Ma che problema c'è? 20 milioni, prendi subito, pronto, pronto, e metto le mani su Wamuso, così, di getto, di punto e via. Sì, così. Nome ha costato tante squadre da tanto tempo. L'Atalanta sente il bisogno di 20 milioni, pronti, freschi. Sì, tutti zitti, tutti ma. Porta a casa. Capito l'Atalanta? Buongiorno Baldigione, buongiorno col botto, buongiorno col colpaccio Dea. Mamma mia, in realtà da me è piena notte, cioè da me sto registrando che è in piena notte, anche perché a quest'ora non fa poi così caldo. Sapete, io vado in difficoltà con la calura, quindi però devo stare calmino, anche perché c'è la nonnina che dorme. Allora bisogna far piano, bisogna essere calmi. Prima di partire, se pensate anche voi che Juan Musso sia comunque un portiere super valido, lasciate un like. Voglio vedere il validometro stabilito per Juan Musso. Lasciate tanti like. Vediamo un po'. Validometro, che cavolo di termine è? Iscriviamoci al canale e vi ringrazio perché stiamo andando verso i 153.000. Si cresce ed è merito indubbiamente vostro. Grazie al vostro sostegno e sì, perché mi sbaglio sempre? Like, iscrizione, scarica OneFoot e così fa, e così niente, no, non entra in te, non va, non va, non va. Quando io cerco di andare di default faccio sempre cavolate. Comunque, scaricate l'app OneFoot per rimanere aggiornati sulle varie news legate al mondo del calcio. Ecco. È uscita la notizia di Juan Musso. Con OneFootball eri subito già lì aggiornato. La notifichina è tutto pronto, tutto stabilito. Il link è in descrizione. L'app è gratuita. Io direi di scaricarla. E beh. Juan Musso. Ragazzi, l'Atalanta, 20 milioni e via. Questo fa capire anche che l'Atalanta è una realtà. Cioè, divento stucchevole, quindi non voglio ripeto, però ogni volta ritorniamo sempre là. L'Atalanta ormai è lì, opera e sa operare bene, c'è poco da dire, c'è poco da fare, non ha neanche tutte quelle ristrettezze che in questo momento altre società si trovano a dover affrontare, e stendiamo un velo pietoso, ma Juan Musso, per l'appunto, un giocatore accostato a tantissime squadre da tanti anni, perché poi all'Udinese lui e De Paul sono quelli che hanno un po' retto la baracca, le loro prestazioni hanno fatto il bene della squadra bianconera. Quindi, cacchiarola, Juan Musso, quante volte abbiamo sentito questo nome accostato all'Inter per il dopo Handanovic? Per il dopo Handanovic, Juan Musso, Juan Musso, Juan Musso, e noi come i babbioni lì comunque in ascolto, comunque con un feedback positivo, perché poi questo Juan Musso, diciamocelo, tra i nomi, tra i papabili, adesso si parla anche di Onana, proprio per entrare in tema Inter. Vedremo, perché poi parametro vedremo e ne discutiamo magari in futuro. Però abbiamo sempre accolto questa notizia di Juan Musso in maniera favorevole. Niente. Cioè, di punto di vista, l'Atalanta senza storie, senza voi, chiude il colpo Juan Musso. Si parla già di quadriennale, si parla che siano ai dettagli, c'è qualche dettaglio da limare, però la notizia è circolata. Ne parla di marzo, per cui ne parla di marzo come cosa fatta. Quindi, quando si espongono in questa maniera, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, è tutto chiuso. Ma veniamo a noi, perché l'Atalanta, oltre a Juan Musso, è già un portiere valido in rosa ed è Gollini. Ecco, io sono sicuro che Gollini lo piazzeranno tranquillamente e faranno anche le classiche plusvalenze. Faranno quello che devono, ne sono già convinto, anche perché sul giocatore pare esserci la Lazio, la Fiorentina, c'è l'interesse. Sicuramente poi anche altri club si accoderanno e vediamo quello che succede. Attenzione, perché poi non è detto neanche che debba partire per forza. Si vedrà e si valuterà. C'è chi dice che questa scelta sia dovuta soprattutto al fatto che il giocatore forse non era in sintonia con Gasperini, perché qualche partita l'ha lasciata a casa.
interessa poco questo chiacchiericcio e io non sono la persona adatta per discuterne. Quello che è certo è che, come posso dire, l'Atalanta fa un upgrade, perché poi andiamo a parlare di questo, perché c'è chi dice no, ma con Musso, prendi Musso, quella con Levi Collini che cambia. No, Musso, ragazzi, Collini, portiere valido, portiere buono, l'abbiamo visto, ma chi conosce entrambi, chi comunque ha visto attentamente entrambi, credo che lo possa affermare. Poi il bello è che ogni giudizio può essere soggettivo, per carità di Dio, assolutamente. Però Musso, ragazzi miei, per me è un portiere più forte, decisamente migliore. È un portiere, ripeto, che avrei voluto all'Inter quando è stato accostato. Infatti, quando si parlava dell'Inter, no, per il dopo andare, tutti parlavano di Musso. Porto sempre un esempio di casa mia per non andare a parlare di altro. Quindi, sul discorso, no, che viene fuori, ma ci guadagna. Mossa è un portiere di livello, 20 milioni. Secondo me è un ottimo, un buon investimento. Un investimento anche importante, perché poi l'Atalanta in passato comprò Muriel a 18. Questo quindi è un investimento che lo supera. È un investimento importante. Forse solo Zapata è stato pagato di più, ma questo è uno degli investimenti più importanti dell'Atalanta. L'Atalanta che comunque, se ha bisogno adesso di un giocatore, sprende e se lo va a portare, se lo porta in casa. Cioè, questo è il messaggio che bisogna un po' accettare e capire. Se questi hanno bisogno adesso di un giocatore, prendono e se lo portano a casa. E c'è chi aspetta di in anno il ridimensionamento di questa società. Non arriva, eh. Il ridimensionamento dell'Atalanta non arriva. Questi di anno in anno aggiungono, non sottraggono. Attenzione, attenzione, spero che sia chiaro una volta per tutte questo messaggio, perché si aspetta sempre una squadra che di anno in anno si ridimensiona. No, ma vedrete, prima o poi si smantella. No, no, questi aggiungono, non sottraggono. E l'abbiamo visto, questa è l'ennesima dimostrazione. Hanno bisogno di un giocatore, prendono e se lo portano a casa. Punto. Punto. Stop. Cazzarola. Cazzarola, ragazzi miei, cazzarola. Vediamo come quello che succede, vediamo in uscita come lavoreranno. Sono molto curioso, perché davvero l'Atalanta è sempre una di quelle squadre che ci regala un calciomercato importante. Ragazzi miei, attenzione, stiamo lì con le antenne dritte e vediamo quello che succede. Complimenti all'Atalanta, Juan Musso. Juan Musso ai dettagli. Cazzarola. Va bene. Buongiorno, buona giornata. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate voi. Me lo scrivete sotto nei commenti. Io vi abbraccio, vi abbraccio. Abbracciamoci e vogliamoci bene. In tema, così. Tanto a per.